era una delle scuole più vicine al nostro territorio e delle più diciamo, tecniche quotate. Secondariamente anche perché io ho avuto diciamo, sia i nonni sia il papà minatore, uno zio uh, perito minerario anche lui, per cui un po' diciamo, di tradizione anche nella scelta c'è stata. Insomma. Il, il bienio, diciamo, a quel tempo là era, il serviva a tutti quanti e si poteva poi cambiare addirittura indirizzo, per cui diciamo non è che era molto appassionante. Invece dal, dal terzo anno in poi effettivamente, cioè, eh, entrando nelle materie professionali eh, diventa, è diventato più interessante, per cui più appassionante allo stesso tempo. Io ho finito, sono diplomato nel 78 e subito subito ho cominciato a lavorare con lo studio Soteco qua a Belluno nel periodo che aspettavo per fare il militare e diciamo che a Boulogne immediatamente è stato praticamente perché Uh, finito proprio a fine degli esami, e subito abbiamo cominciato. Eravamo in tre o quattro. Abbiamo cominciato con questo studio proprio perché avevano dei lavori estivi che uh, uh, andavano bene proprio per gente appena diplomata come noi. E dopo, invece, ho fatto il militare. Durante il militare, ho fatto anche dei, uh, dei colloqui, ero stato all'Italcementi. Eh, un'altra cava in Friuli insomma avevo fatto anche delle cose però sempre colloqui diciamo preposti al, al, all'eventuale poi lavoro però niente di, 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 di preciso invece io una volta finito il militare ho avuto un, un mio amico e collega che eh, non avendo fatto il militare aveva già cominciato a lavorare con Impregilo in, in Colombia, mi ha chiesto se ero interessato, ho fatto il colloquio e sono partito subito per la Colombia. Questo si parla del, dell'80 appunto. È stato, è stato abbastanza duro soprattutto per mia mamma, perché non si aspettava assolutamente che partissi via così deciso per l'estero. Invece per me era, è stato proprio quello che avrei voluto fare, insomma da giovane cercare di emigrare per poter conoscere il mondo, non solo quello del lavoro ma anche il mondo in senso fisico. E, e per cui per me era stata l'occasione che, 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 che aspettavo. La mamma, i genitori, anche i fratelli, insomma, eh, mi davano un po' la testa, ma insomma poi chiaramente eh, hanno accettato le, 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 le mie scelte, insomma, per cui <coughs> è stato un po' anche in famiglia, insomma, in tutto il... Dopodiché io in Colombia.. Uh, ho conosciuto le TBM perché a scuola a quel tempo là ancora non si parlava di, di queste frese, di questo scavo meccanizzato e da lì mi sono appassionato e la mia carriera è stata praticamente sempre incernierata sulle TBM. Ho fatto anche altri lavori in tradizionale ma periodi molto, molto brevi. l'etbm è il termine inglese che sta per tunnel boring machine che sono appunto che sono dei macchinari che fanno lo scavo a piena sezione partendo dalla diciamo proprio dall'inizio alla fine completando un tunnel sia come scavo sia come rivestimento ovviamente ci sono molti tipi di differenti di TBM a seconda dei terreni, a seconda della geologia e uh, diciamo durante l'arco della mia carriera ho praticamente passato tutti questi, questi uh, tipi diversi di macchinario una volta finito la Colombia sono rientrato ho lavorato tre anni in Italia per cui ho, ho voluto diciamo, rimanere in Italia perché anche la moglie si abituasse, a, a, diciamo, alla vita italiana, no? come, come italiana. E, e anche i figli, diciamo. No? E poi, però sempre seguendo, diciamo, la mia passione per le TBM, ho girato, ho continuato a girare un po' il mondo, perché sono stato poi eh, in Ecuador, eh, in Turchia, Grecia, ho girato un po' il mondo, insomma, ecco, fino ad arrivare adesso alla fine al Brennero, sulle gallerie del Brennero, che è uno fra parentesi dei progetti più importanti e interessanti per quanto riguarda la mia carriera insomma ho lavorato fino a dicembre da gennaio sono pensionato e ogni tanto chiaramente mi chiamano ancora inizialmente così però in, in linea di massima ho uh, staccato e voglio staccare con quello che è diciamo il cantiere per godermi un po' la pensione visto che molti e molti anni li ho fatti eh, diciamo via da casa. La famiglia mi ha seguito in qualche cantiere, ma non in tutti, perché poi quando i ragazzi hanno cominciato eh, le scuole, eh, nel primo periodo sono stati con me in Ecuador allora e andavano a scuola là, però poi ho preferito, ho fatto la scelta di farli studiare in Italia. Per cui io andavo e tornavo dai cantieri e loro erano, erano qua. Eh, diciamo che Um, un punto anche uh, di fortuna a mio favore diciamo, è stato il fatto che ho, che ho fatto cantieri una volta all'estero e una volta in Italia, una volta all'estero e una volta in Italia, per cui non ho mai perso il, il contatto con la realtà italiana, con il mondo del lavoro uh, in Italia e questo è molto importante secondo me. La vita del cantiere diciamo è una vita, soprattutto all'estero e soprattutto senza famiglia abbastanza dura, devo dire. Però allo stesso tempo, eh, almeno per quanto mi è riguardato, ho fatto sempre il lavoro che mi appassionava, per cui la passione per il lavoro, eh, la professionalità che si mette nel lavoro, Sopperisce diciamo, a determinate eh, mancanze, però chiaramente la vita è abbastanza dura. Anche se devo dire, tutte le ditte, io ho sempre lavorato con ditte italiane, intanto le ditte sono sempre state molto attente al, all'estero, al, alla vita diciamo, nel cantiere. Per cui cercando di far star bene eh, le famiglie, quelli che l'avevano oppure comunque i dipendenti. Per cui. Uh, come dicevo soprattutto per quelli che non avevano la famiglia il distacco dalla famiglia la lontananza ha delle um, come si dice ti crea delle difficoltà però allo stesso tempo le ditte si sono sempre comportate bene e, e cercando di superire appunto a quelle mancanze che possono essere in, in più ogni tanto facevo venire comunque in estate quando i figli non andavano a scuola facevo venire magari vicino a me la famiglia per un periodo, un mese, un mese e mezzo, quello che era, insomma. Per cui tutto sommato, um, anche, um, come si può dire, anche un bene anche per loro, conoscere il lavoro che facevo e, e, e farli partecipe è sempre stato, uh, come si può dire. Un, un incentivo, anche, per me. Eh, subito, fin dall'inizio, io mi sono appassionato alle TBM. Però le TBM eh, sono macchine anche complicate, che per cui bisogna stargli parecchio addosso e allo stesso tempo hanno delle produzioni molto superiori al tradizionale per cui anche le soddisfazioni sono maggiori diciamo quando le cose purtroppo non sempre le cose vanno bene per esempio un fatto già subito già dall'inizio in colombia là eravamo in una zona con elevata geotermia per cui a un certo punto una delle due macchine che avevamo due macchine una non ha potuto più andare avanti si è dovuto smontare, togliere e andare avanti con il sistema tradizionale. Per cui eh, cioè anche le TBM hanno i loro problemi e comportano problemi. Inoltre, come sono soggetto a dire io, ogni galleria ha la sua storia perché ogni galleria ha la sua la geologia. Per cui, in base alla geologia, si cerca di scegliere il tipo di macchinario che va bene. Però non sempre le cose vanno come sono state, sono state progettate, per cui ci sono sempre degli inconvenienti e, delle, e delle, come si può dire, delle situazioni in cui ci si trova senza volerlo. A quel punto là subentra, diciamo, soprattutto in determinati casi, l'esperienza che è stata accumulata precedentemente e il, il lavoro di team perché su questi macchinari qua la cosa veramente importante è avere un team affiatato perché sono uh, macchine che hanno bisogno appunto come dicevo che, che fanno della produzione ma hanno bisogno di uh, uh, parecchia manutenzione e, e stagli addosso come dicevo prima per cui il team è importante partendo dal Capo, in bocco, capocantiere, al, al meccanico, all'elettricista, all'elettronico, al, al pilota, cioè c'è un team che deve essere, io. per cui quando ci si, ci si incontra eh, delle difficoltà che normalmente sono sempre difficoltà geologiche, perché se ci sono delle difficoltà a livello meccanico elettronico, normalmente si riesce a risolverle, ma quelle veramente importanti sono le problematiche geologiche per cui eh, diciamo che in quei momenti là viene fuori anche un po' quello che è stata come dicevo prima l'esperienza da portare a, a risolvere diciamo il problema episodi particolari io non è che diciamo che eh, sono stato Fortunato, come dicevo prima, a fare un lavoro che mi è sempre piaciuto. Allo stesso tempo ho avuto dei responsabili, dei direttori bravi, molto bravi, e che allo stesso tempo mi hanno anche lasciato iniziativa, per cui in certi casi, mettendo appunto a disposizione l'esperienza e anche un po' l'intraprendenza, mi hanno lasciato fare delle cose che hanno portato dei risultati, per cui diciamo una, una soddisfazione in più diciamo, per quello che lavora con una certa passione. Come dicevo, episodi proprio da ricordare così non ne ho. Io l'unica roba che ho sempre, che sono diciamo, anche orgoglioso da un certo punto di vista è. Che incidenti sui miei cantieri ce ne sono stati ma mortali mai per cui quello è sempre stato un punto um, dove io ho focalizzato anche sempre la, eh, diciamo la, la mia attenzione sulla sicurezza e questo diciamo ovviamente incidenti ce ne sono sempre per quanto uno è, però non avendo avuto mai incidenti mortali per me è, un punto di orgoglio. Dicevo questo perché purtroppo in Cina ci sono stati degli incidenti anche abbastanza complicati e quelle sono cose che ti rimangono e che fanno esperienza, cose non belle e che ti aiutano comunque poi a migliorare, appunto, sul punto di vista della sicurezza e a dare diciamo, quell'impronta partendo dall'inizio per appunto non avere grossi, grossi, incidenti grossi diciamo come ben sappiamo purtroppo nell'edilizia ancora oggi succedono molti, molti incidenti mortali e questo fa, fa pensare molto poi il lavoro è lavoro, l'uomo è l'uomo e non si può sicuramente pensare di non avere mai un incidente sul lavoro. Come dicevo, eh, episodi proprio da, da, da ricordare, belli, sono quelli delle forature, quando la macchina arriva a, a forare un tunnel. Ora quando si lavora sulle mele, metropolitane probabilmente si hanno diverse forature perché si arriva sulle stazioni. Invece sui tunnel ferroviari più lunghi oppure sui idraulici o comunque autostradali dove le tratte sono più lunghe, vedere spuntare fuori una macchina è chiaramente una, una soddisfazione, è un momento di gioia per il cantiere e per tutti quelli che hanno lavorato eh, a quell'opera. Diciamo. Questo, diciamo, in linea di massima sono le, le, le esperienze più, più significative, no, poi alla fine. Lui, ha fatto, eh, lui è un eh, elettrotecnico elettronico e per cui ha lavorato un periodo nel, con le ditte, appunto, di, 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 eh, che facevano impianti impiantistica e compagnia bella dopodiché eh, questo era il periodo che io ero a Firenze e mi ha chiesto se avevo la possibilità di farlo entrare eh, in questo mondo diciamo cantieristico io non ero molto d'accordo diciamo proprio per l'esperienza che avevo avuto sempre lontano da famiglia però allo stesso tempo mi faceva piacere allora l'ho fatto entrare, ha cominciato come, come elettricista appunto e poi è andato avanti. Poi io ho cercato <coughs> di staccarlo un po' da me, per cui è andato su altri cantieri, ha fatto esperienze da solo. Non volevo che fosse troppo, diciamo, legato a me, perché era giusto che, se, che si formasse con le mani proprie e per cui è andato avanti così poi l'ho ripreso a Torino e a Torino ha voluto uh, provare a fare il pilota e gli piaceva quella, quella... e per cui cominciando da lì, da lì è dopo è andato avanti adesso è pilota e anche devo dire con un certo orgoglio anche abbastanza eh, in gamba e anche <coughs> lavora con ditte francesi e si trova bene eh, le ditte sono contente per cui eh, tutto sommato anche se non ero inizialmente molto contento però adesso eh, sono contento e, e sono orgoglioso a volte capita che che mi chiama per determinate informazioni, eh, perché ehm, con un tipo di macchine, quelle da metropolitana, diciamo, che si chiamano EPB, Earth Pressure Balance, è un tipo di scavo che si fa mantenendo una pressione sul fronte in maniera da non far crollare, perché si lavora sotto la città, per cui dobbiamo cercare di mantenere l'equilibrio, diciamo, delle, delle delle, delle strutture, è una cosa abbastanza importante, per cui uh, lui non avendo studiato la geologia e non avendo delle uh, competenze vere in quel settore, mi chiede a volte dei, dei, dei consigli e delle, delle, um, e delle informazioni, diciamo, per cui ben volentieri gli do l'informazione o, o, o gli passo quello che posso che può essere stato con la mia esperienza. Ecco. Non è facile, non è facile perché eh, cioè la scuola, si può fare la scuola, no? Però ci deve essere un minimo di passione, un qualche cosina da qualche parte, o perché ti piace la geologia o perché ti piace la perforazione o perché ti piace anche solo diciamo eh, il girare come, come avevo detto io cioè ci deve essere un minimo un qualche cosina che ti tocca dopodiché una volta che entri nel mondo del lavoro ti rendi conto che ne vale la pena ne vale veramente la pena perché ti eh, mette a disposizione un mondo che è diverso dalle realtà chiaramente che abbiamo noi perché qui all'infuori della luxotica non, non conoscono niente ti mette a disposizione hai, se hai la fortuna di girare anche il mondo la fortuna e anche la voglia di girare il mondo vai a conoscere anche altre civiltà altre culture cioè è, un, è una cosa che ti arricchisce in diverse maniere. Per cui, per quanto vi riguarda fatelo, cercate, però ci vuole quel, quel, quel granellino di passione che ti, che ti dà, diciamo, il via alla cosa, e questo purtroppo non è facile da, da, come si può dire, da, da poter instillare, perché è una cosa talmente personale, penso che non la scuola comunque secondo me la scuola, la scuola di periti minerari geotecnici adesso che chiamano è comunque interessante soprattutto per gente come noi che vive in mezzo alle dolomiti dopodiché come dicevo molti addirittura poi dopo vanno all'università al politecnico per esempio molti dei nostri sono andati, hanno studiato al politecnico altri a trieste altri cioè si sono comunque eh, sono comunque andati a, a seguire diciamo, la strada diciamo, della, 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 della tecnica diciamo, del, del cantiere o comunque del, dell'ingegneria. È, di, è, di, è difficile diciamo, dire a un ragazzo no, vai, fai perché ti troverai". Ci vuole un minimo, un minimo ci vuole. Dopodiché, come dicevo, per me fatelo. Sicuramente viene fuori qualcosa di buono, basterebbe che ce ne fosse uno su dieci che ha diciamo, quel minimo di passione che per dare uh, un apporto. Diciamo, a... Perché, fra parentesi, adesso io non so se quanti possono conoscere il nostro mondo, ma i periti minerari, soprattutto della scuola di Agro, sono sempre stati ben voluti dalle, dalle varie società edili eh, italiane, a partire da Impregilo, Torno, Astaldi, tutte quelle che ci sono, CMC, le varie imprese grosse, Rodio, eh, tutte quelle che adesso probabilmente molte non ci sono neanche più, però voglio dire, hanno sempre, la scuola di Perini Minerali di Auro ha contribuito secondo me a dare una un, um, come si può dire, un tecnico bravo a queste ditte qua. Sono stati sempre ritenuti, diciamo, validi e sempre stati apprezzati da tutti quanti. Per cui, anche quello può essere uno stimolo a dire: vado a scuola, vado a fare un lavoro in cantiere, sicuramente vengo, vengo apprezzato come perito minerario. Questo può essere anche diciamo una scelta fatta precedentemente, cioè pensando a un futuro che può essere anche abbastanza eh, che può portare diciamo, al lavoro, insomma, ecco, non solamente al, al titolo di studio basta in se stesso.